Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Teresa di Calcutta diceva così: l'accoglienza migliore, il sorriso. La soddisfazione più grande, il dovere compiuto. La forza più grande, la fede. La cosa più bella del mondo, l'amore. La cosa più bella del mondo, l'amore. Oggi, in questa tredicesima domenica del tempo ordinario, si parla di accoglienza, e ancora nel discorso missionario, no, che abbiamo già cominciato a leggere domenica scorsa con il Vangelo di Matteo, che scrive alla popolazione di questa Gerusalemme sovraffatta, distrutta, dove c'è bisogno di riscoprire un po' il senso del messaggio di Gesù Cristo. Ebbene, oggi, dicevo, si parla ancora di accoglienza. Chi accoglie il fratello accoglie me, accoglie colui che è venuto a salvarvi. Accogliere non è una cosa semplice. Accogliere, come diceva Madre Teresa di Calcutta, significa donarci e farci con gli altri e per gli altri, fare degli altri insieme con noi una cosa sola, e fare in modo che gli altri si identifichino nella nostra persona come se fossimo noi stessi a vivere negli altri e gli altri in noi. Gesù dice che l'accoglienza si basa ed è indirizzata da una tipologia particolare di personaggi, quali i profeti, i giusti e i piccoli, perché queste tre categorie di persone sono quelle che identificano il discepolo del Cristo. Il profeta, no? Colui che annuncia, colui che viene a portare una parola di speranza, una parola di unione, di forza e di amore. Il giusto, che identifica questa parola e la vive e la mette in pratica nella sua vita. Il piccolo, colui al quale più di ogni altra persona è rivolta questa parola di salvezza, quello che è più esposto ai problemi, alle cosiddette croci di questo mondo. Amare queste persone, diventare con loro una cosa sola ed in loro vedere il volto del Cristo. Questo ci riporta al Vangelo di Matteo, no? Sempre al capitolo 25, dove si parla della riconoscenza, dell'accoglienza di coloro che hanno fame, di coloro che hanno sete, di coloro che vivono qualsiasi tipo di necessità, e nella vita dei quali noi dobbiamo vedere quella del Cristo. Significa amarli, significa, così come abbiamo sentito nel Vangelo di oggi, prendere propria croce e seguire il Signore, che smettiamola poco sta storia della la croce, come se il Signore ci mandasse dei dolori in mani da portare, dei pesi in mani. Quante volte sentiamo dire che croce che ti ha mandato il Signore? Ma il Signore non ci manda nessuna croce. Il Signore ci invita solamente ad amare, e amare gli altri è faticoso. Amare gli altri significa caricarsi della croce, non solo nostra, ma anche di quella degli altri, e portare le sofferenze degli altri, i dolori degli altri, le angosce degli altri, portarli sulle nostre spalle come se fossero le nostre, e cercare di risolverle come se fossero croci nostre, problemi nostri, ma non dolori, non problemi che ci ha mandato il Signore, perché il Signore non ci vuole male. Il Signore non ci ha creati per farci soffrire, il Signore ci ha creati per farci essere persone felici. L'abbiamo detto anche così, come l'abbiamo anche sentito, così come ha scritto Teresa di Calcutta, no? L'accoglienza migliore, il sorriso. Amare gli altri col sorriso, far vedere che noi siamo amati dal Signore, che noi attraverso la nostra fede, che ci dà forza, li amiamo facendoli felici. E la felicità di questo mondo è quella di ritrovarci accolti noi stessi
tra le braccia di colui che ci ha donato questo mondo, questa vita, questa terra nel quale dobbiamo vivere, ma felici. A scanso delle croci, la croce vera è quella che si è caricato Gesù Cristo sulle spalle con i nostri peccati. È Lui che ha sofferto, è morto per noi, ma l'ha fatto esclusivamente per farci vedere come accogliere gli altri, come amare gli altri e come, purtroppo, accogliere gli altri come se fossero noi stessi ci crea delle sofferenze. È quella la croce alla quale si riferisce il Signore. Senza mezzi termini, quando nel Vangelo di oggi pure abbiamo ascoltato, no? Chi ama il padre, la madre, il figlio, la figlia più di me non è degno di me, il Signore non è che vuole dirci non devi amare o non devi voler bene tuo padre, tua madre o tuoi figli e così via. No, dice non dovete fare delle mezze misure con me, perché io sono colui che va creato, io sono colui che per primo vi ha amato, sono colui che vi ha fatto vedere come si ama, quindi mettete il mio insegnamento, la mia parola al primo posto della vostra esistenza, al primo posto della vostra vita, e solamente se non avrete fatto mezze misure con la testimonianza che voi dovete fare perché siete miei figli, ecco, solamente se non avete fatto mezze misure, voi sarete veramente miei figli, miei fratelli, e la vostra testimonianza sarà una testimonianza vera, perché significherà che avete preso sulle vostre spalle la vostra croce e mi avrete seguito. Non una croce di dolore, non una croce di sofferenza, ma una croce di amore, perché significa che avrete saputo amare i propri fratelli e portare il peso della vita dei vostri fratelli, della vostra vita, di fronte a me, di fronte al mio amore misericordioso, che tutto perdona, che tutto risolve, perché ama. Allora è vero che ancora una volta quello che dice Teresa di Calcutta, la cosa più bella del mondo? L'amore, perché poi alla fine tutti quanti i discorsi che possiamo fare in tutte queste domeniche ci conducono solamente a una cosa unica e grande, cari amici, che è l'amore. Dio è amore e se noi amiamo come Lui ci ha amato, allora niente ci dovrebbe spaventare, niente ci dovrebbe preoccupare, perché se noi lo riconosciamo negli altri saremo tutti quanti una grande famiglia, tutti quanti fratelli, tutti quanti figli veramente di Dio, perché ci amiamo tutti intensamente, di vero cuore, a scanso di tutto e di tutto, senza compromessi, senza falsità, pensando solamente che così come Lui è venuto a morire su questa terra per donarci la resurrezione, l'abbiamo ascoltato nella seconda lettura oggi di Paolo, Lui è morto una volta per tutte sopprimendo il peccato. Anche noi, se viviamo in questo modo, amando gli altri, sopprimeremo quello che è di negativo, cioè nella nostra esistenza, e risorgeremo con Cristo a vita nuova una volta per sempre, perché risorgeremo da veri suoi figli, da figli di Dio nel vero senso della parola. Buona domenica a tutti.